quasi nessuno sa che cosa sta succedendo qui in Venezuela e per me è l'esempio migliore da seguire da tutti i paesi. I would say in my experience that there is no more important work being done in music now than is being done in Venezuela. Ser como la música, porque algo tan hermoso solo puede ser obra de Dios. Había entrado al teatro Teresa Carreño, no esperaba entrar al cielo y oír estas voces celestiales. La verdad es que nunca había sentido una emoción tan grande y además no solo por la emotividad de este momento, sino que debo decir también por la calidad. Io trovo dal punto di vista musicale, dal punto di vista umanitario, dal punto di vista sociale, culturale e politico eccezionale. Credevo che c'era una così, un livello così alto di cultura, qui fantastico. È evidente che la musica tiene che essere riconosciuta come un elemento di sociabilizzazione, come un elemento di sviluppo sociale nel più alto senso, perché trasmette i più alti valori sociali. Quali sono? La solidarietà, l'armonia, la mutua compassione e la capacità per unirsi toda una comunidad y expresar sentimientos sublimes. More than anything else, I saw in everybody's faces what I have always believed music to be about, which is pure joy. Todo proyecto que no tiene resultado no tiene un porqué. El proyecto del sistema de orquesta tiene un resultado. Yo lo veo, yo lo he vivido, yo soy un producto del sistema. Yo he estado desde los 4 años estudiando música y desde ese momento yo entré en una familia. Y esa familia me ha llevado a aprender cosas, no solamente musicales, sino cosas que realmente yo tengo que enfrentar en la vida. Y eso es el éxito del sistema. If anybody asked me, where is there something really important going on for the future of classical music, I would simply have to say, here in Venezuela.